And so I said, well, Swami, then are you in different form? Ed io dissi, Swami, tu sei in diverse forme e in diversi posti contemporaneamente per portare avanti il tuo lavoro. E lui disse, no, no, certamente no. E gli disse, c'è solo un avatar. Ma ora dimmi, parlami dei raggi del sole. Puoi dirmi qualcosa? I raggi del sole sono forse diversi dal sole stesso? E io dissi, no, Swami, non c'è alcuna differenza tra i raggi del sole. Essi sono uguali al sole stesso. E quindi disse, vedi, l'influenza di Swami lavora così, ma esiste solo Swami e nessun altro, quindi egli fece una dichiarazione molto importante. La sua affermazione era che tutto ciò che accade è automatico. Il karma è tutto ciò che accade, perché tutto è destinato ad accadere. Il motore di un'auto è destinato a funzionare. Allo stesso modo, dov'è la libertà di azione, il libero arbitrio? Disse, tutti coloro che sono nati in questo mondo non sono certamente liberi. Ogni persona ha una piccola limitazione su ciò che qualsiasi persona fa. Ha una piccola limitazione che potete chiamarla libertà, ma è minima. Quando uno degli insegnamenti molto importanti di Swami è questo, accetta tutto ciò che ti accade come una mia volontà. Che si tratti della felicità o meno, è una mia volontà. E gli eventi sono portati a termine dalle cause. Non esiste alcun avvenimento senza una causa precedente e ogni causa è seguita da un evento, da un'azione. Potremmo quindi pensare che siamo tutti condannati da questo incessante fiume del karma, come viene rappresentato da una ruota girevole, la ruota della vita. Ogni azione è la causa che porta ad un'altra azione e la ruota gira eternamente. Ma Swami ha detto, conoscete tutte le cose causate dal karma, tutti gli eventi, le azioni che avete compiuto nel passato hanno prodotto il risultato karmico di adesso. Se sono state cattive azioni, raccoglierete risultati cattivi e non dovete quindi lamentarvi. Quelle azioni fatte da voi stessi che hanno delle cattive conseguenze, tutte quelle azioni compiute per errore o compiute per ignoranza, non compiute con consapevolezza, possono essere cambiate, perché in questo momento di divisione attuale vi è l'eternità. Il momento passato è storia ed è solo un ricordo che se n'è andato. Il momento successivo è come una nebbia ed è incerto, è un qualcosa che deve ancora arrivare, non ha nessuna esistenza. L'unica cosa reale è questo momento presente. Quindi se voi nel momento presente intraprendete buone azioni, Swami dice, la mia vita intera è dedicata al servizio, quindi immergetevi nel servizio, poiché attraverso il servizio si può cambiare, si possono cambiare le cose. Se si vuole cambiare il corso del karma, è come quando la gente ha un giardino e seminano fiori e verdure, fanno in modo di seminare dei semi e li coprono
Con acqua e grazie alla luce del sole le verdure e i fiori crescono. Ma se si coprono troppo, se si arriva troppo a nutrirli, i semi crudi non cresceranno. Quindi allo stesso modo, compiendo azioni giuste, oneste, facendo cose vere, otterrete i meriti, e non dovrete vergognarvi in questo modo quando vedrete Swami. Questo equivale a mettere molte azioni buone in cima al karma. Così, se farete molte buone azioni, le cattive azioni non avranno modo di germogliare. Quindi non c'è alcun dubbio che voi potete cambiare il vostro karma totalmente e completamente. Secondo le affermazioni di Swami. Egli dice, supponi di ascoltare Tattvamasi, che significa tu sei quello, che significa l'assoluto, tu sei l'assoluto. Baba ha detto, quando tu senti questa affermazione, perché non diventi subito immediatamente Dio? Ma questo non viene fatto. Baba dice che l'intero fiume del karma potrebbe essere messo da parte e portato via al solo ascolto e alla comprensione della verità che afferma Tat Tuamasi, io sono Dio. Baba dice che questo corso di eventi apparentemente eterno e infinito, nel quale siamo immersi e che sono le faccende di casa nostra, delle situazioni lavorative, nelle scuole, la situazione di vita nei college, gli eventi del matrimonio, della famiglia, dei figli, degli incidenti che possono capitare, tutto questo grande mix che è la vita umana, possiamo chiamarla la corrente della vita, il fiume della vita. Swami dice che tutto questo è impersonale. Dice che quel fiume della vita nel quale siamo profondamente catturati e avendo ascoltato che è possibile diventarne liberi ed essere liberi da quel fiume della vita può cambiare la nostra ordinarietà di essere umani per diventare devoti di Satya Sai Baba. Ed egli ha detto che quel fiume della vita, questo infinito fiume di esperienze, non è voi, è solo un processo della natura che ha il suo proprio significato, il suo proprio interesse. E che se ci identifichiamo con tutte le cose che accadono e che ci accadono nella nostra vita, sarebbe come dire che noi siamo quegli eventi. Ma Swami dice che non è così. Egli dice che noi siamo la divinità. Per tutto il tempo noi siamo la divinità e siamo Dio. Siamo separati e liberi da quegli eventi. Noi siamo solo i testimoni di quegli eventi. Ora, la differenza tra il testimone e colui che agisce è che noi siamo convinti di essere gli agenti, coloro che agiscono, e questo è ciò che ci lega al fiume delle esperienze. Se al contrario ci facciamo da parte da questo,
Da questo diciamo che tutti gli accadimenti della vita sono il risultato del karma e il karma è il Signore. Swami gira il bottone del suo motore e tutte le cose girano. Lui ne è responsabile, lui è responsabile di tutto. Voi potreste dire che sia karma o Dio, anche in modo intercambiabile. Quindi Swami ci avvisa e ci consiglia di accettare tutto quello che ci capita come la sua volontà divina e di sopportare tutto con pazienza e coraggio. E inoltre ci consiglia di impegnarci nella conoscenza di noi stessi, così noi sapremmo direttamente chi siamo. Il problema ora è che noi sappiamo tutte queste cose indirettamente. Noi ascoltiamo i discorsi di Swami o leggiamo ciò che viene scritto nei libri. Leggiamo i saggi su Janaka o su Rama e poi diciamo ciò che Baba dice nei discorsi o anche personalmente a noi. Quindi tutto ciò che noi conosciamo lo conosciamo solo indirettamente. È una conoscenza indiretta, una conoscenza libresca. Ed è come quando il vento ti spinge, oppure la pastorizia se n'è andata, per farvi un esempio. Ciò che Swami dice è che dovete scambiare questa conoscenza indiretta con una conoscenza diretta. Per esempio, ho qui questi piccoli blocchetti per gli appunti. Nel caso che io dimenticassi qualcosa, do un'occhiata ai miei appunti. E questa è una conoscenza diretta perché non ho bisogno di avere qui Swami che mi dice cosa devo dire o qualcun altro che mi dica che qui nelle mani ho dei blocchi per gli appunti. Io lo so. Quindi potrei schierarmi contro chiunque su questo. Potrei scontrarmi contro chiunque su questo. Io so direttamente di avere tra le mie mani un block notice. Questo è quello che viene chiamato conoscenza diretta, che è diversa dalla conoscenza indiretta. La conoscenza indiretta è come quando quello che dico, quello che, qualco, quando si dice qualcosa, quando Dio vi dice qualcosa, quando Swami dice qualcosa, questa è una conoscenza indiretta. Tutto questo credere e identificarsi con il corpo, eccetera, tutto questo deve essere messo da parte e dovete sostituirla con la conoscenza diretta e per questo bisogna che iniziate col sentiero dell'indagine interiore. E una volta che iniziamo il percorso della conoscenza di noi stessi, noi vediamo che siamo identificati con il corpo. E io, Islop, sono seduto qui, sto parlando con tutti voi, sono cose senza senso, voi vedrete voi stessi che siete qui seduti ad ascoltare io che parlo. Quindi noi siamo identificati in una particolare persona, io sono identificato con me stesso e voi siete identificati con voi stessi. E Swami dice che questo è il peccato originale. Se vogliamo conoscere qual è il peccato originale, io non so come voi lo avete interpretato la storia di Adamo ed Eva, ma Swami dice che il peccato originale è credere che voi siete il corpo. E quindi da questa credenza sono derivati un torrente di idee sbagliate, di azioni sbagliate che sono iniziate e continuano ancora con questa identificazione che noi siamo il corpo. Ora egli ci dice che voi potete comprendere forse in questo modo. Noi tutti notiamo che abbiamo un'ombra e quando noi siamo fuori a camminare la nostra ombra ha tutta una serie di esperienze. Essa è di una certa taglia, può camminare lungo la strada o correre dietro ad un'auto. Diverse cose possono accadere alla nostra ombra. Giorno dopo giorno sperimenta tutte queste cose, eppure noi non reagiamo nemmeno. Potrebbe essere investita da un'auto, ma noi non ci fermiamo a piangere per la nostra ombra. O portiamo la nostra ombra dal dottore? No, perché noi sappiamo che l'ombra non siamo noi. Noi non siamo identificati con l'ombra. Quindi Swami dice che l'ombra è come voi stessi, come una persona
che non ha nessuna realtà.